Wrestling. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiTD dell'Italian Sharks, vi do il benvenuto in questo 35esimo episodio della Terra Firma Punk. È un modpack della FTP basato sulla Terra Firma Craft. Per chi non lo conoscesse, lo dico sempre ad inizio video, giusto per il new entry. E come vedete io sono diventato un piccolo pigman, un zombie pigman. Cioè, mi sembra normale? Vi sembra normale? Ta-da! Bugia! Però ragazzi, guardate quanto è stato di zombie pigman ciò. Guardate, ma che carini, c'ho i maialini che mi fanno i rumori. Vieni qui piccolo zombettino, piccolo. Ciao zombettino. Eccoli, ecco, vedete, sono pieno di zombie pigman. Più ce ne stanno altri lì, non ce ne stanno più lì. Ragazzi, questo è il primo video che registro con il nuovo hard disk SSD che ho cambiato nel mio PC, quindi dovrebbe andare un po' meglio. E 3, 2, 1, materiali venite a me. Wow! Mi sento un po' un mago quando faccio ste cose, cioè vedete, mi sento un po' mago. Comunque, devo essere sincero, questa farm mi sta dando un sacco di brass, un sacco di gold nugget. Avrò già tipo mezzo stack di lingotti di oro. E poi ogni tanto ci sono delle reward bag, che non è male, mi danno un po' di cose carine. Intanto vediamo che mi danno, come non detto. Ah, lo youth. Beh, dei semi di youth possono essere sempre utili. Pine sapling, beh, una merda. Comunque ragazzi, se oggi non vedete Alex è per colpa mia, perché avevo da fare questa mattina, sabato mattina, e onestamente non siamo riusciti ad incontrarci, quindi poi sto registrando per i fatti miei. Scrivete nei commenti le vostre bestemmie al fatto che non c'è Alex, cioè le vostre bestemmie verso di me, o se mi comprendete scrivete va bene mami ti perdoniamo, non fa niente che non c'è Alex, potremmo guardare lo stesso tuo episodio, quindi fatemelo sapere. In ogni caso vorrei sapere assolutamente da tutti voi, tutti coloro che ogni singola views, vorrei che mi dica che ne pensate di questa base. Guardate, ho fatto la base di questa farm, ho fatto la base qui per, capito, salire, che sembra tipo un, non lo so che cos'è, però mi ispirava a farlo così, tipo romboidale, un po' squadrato, come se Minecraft non fosse abbastanza squadrato. E questa sembra tipo una zattera in cui raccogliamo nel nostro ventre zatteriano i nostri pigmen. Ventre zatteriano, questa è proprio brutta. Ed eccomi, sono tornato un attimo a casa mia perché vi vorrei far vedere il livello di farming di quella farm. Cioè, allora, oltre ad avermi, cioè guardate, 64 brass piston, 64 pipe, ce ne ho ancora qui, cioè ho altre pipe qui e altri brass piston qui. Mi sto ancora chiedendo se esiste un'armatura di brass, quindi armor. Sicola magari neanche, armor, l'unica è questa qui della Flex Bird, che si fa con i pistoni e cazzatine varie. Però è l'unica armatura che si può fare, la Steam Exosuit Chestplate, che però ragazzi non è che mi faccia proprio schifo, perché voglio dire, questo è Lead Piece, cioè non è che mi fa schifo, perché vi dico, questa qui della Steam mi permetterebbe di volare, quindi potrebbe essere, anche cazzo è sta roba, lo steel, no, ma anche no, lo steel vorrei anche evitarlo. E potrebbe essere veramente una bella, questa non si può fare, potrebbe essere una bella cosa da fare, l'armatura della Steam. Però io vorrei capire se ho altri utilizzi di questa merda. Allora, a parte te, cioè i brass ingot, io cosa me ne posso fare? Allora, ci stanno i brass ingot della Terra Firma, cioè che sono uguali. Che me ne faccio di un brass ingot? Vediamo un po'. Allora, le trapdoor, decisamente utili. Trapdoor di ogni colore, certo, sì. Ok, oltre ai trapdoor che cazzo posso fare? Posso fare il weak red steel con il brass ingot, però mi serve anche il gold ingot, che non mi va bene quelli che ho io. Mi serve il black steel e lo steel ingot, si manco per il cazzo. Però, brass ingot, vabbè, ci posso... Che me ne faccio? Ci posso fare i picconi? La brax pickaxe? Ok. O il cannocchiale, vabbè, le stronzatine della Flaxbird. Attenzione, questa non è una stronzatina, questo è un lanciamissili.
porca paletta, paletta porca. Questo Exosuit Tank, questo dovrebbe essere per l'armatura. Interessante. Allora ragazzi, principalmente non me ne faccio un cazzo di tutto questo brass, però mi è utile per, vedete, i tool, mi è utile per l'armatura, mi è utile per sta mod del cazzo che non Rock Smasher. Interessante, abbiamo bisogno di un bel po' di iron, ma è molto interessante questa cosa, mi sta dando delle ideuzze davvero carine. Brass nugget, cazzo me ne faccio dei brass nugget. Ok, insomma, il brass ci può essere utile per fare delle cose non di primaria importanza. Io vorrei sapere da voi se qualcuno mi sa suggerire che farm farmi, che farm farmi per farmare di più materiali. Quindi fatemi sapere nei commenti, perché mi attrezzo per fare una bella farm contro altri mob, non so, fatemi sapere. In più ho trovato i blueprint della PC Builders, ragazzi, che questi mi servono per l'immersive engineering. Io voglio riuscire a fare la fonderia se ce l'hanno abilitata, porca miseria, porca. Allora, detto questo, in questo episodio, dopo 10 minuti ancora non si sa che cazzo facciamo, in realtà io lo so molto bene. Allora, voglio un attimo seguire le quest, perché ho lasciato andare veramente tanto tempo le quest per i fatti loro, abbiamo iniziato a fare un po' di cose per i cazzi nostri, che è anche una cosa bella, ma non fino a un certo punto, perché ora voglio iniziare a seguire le quest e capirci un attimo di più di questo pack, perché vorrei fare anche le cose strane della magia, voglio fare un po' di cose. Sì, però puoi andare anche a dormire, cioè. Dopo aver continuato a mettere lucine in questa casa con questa magnifica bacchetta, la Moonworn Queen, che Dio grazie su quel giorno che ho incontrato gli elfi della palude nel dungeon sotto, ci siamo capiti, insomma. Allora, vorrei farvi notare. Allora, le quest, diciamo, survivalist le ho praticamente finite tutte. Mi manca solo fare dei granite cobblestone wall, che ora li facciamo, e del vetro empty glass pot. Vabbè, ora finiamo questa e tutte le altre che ci sono, ragazzi, sono ripetibili, chi se ne fotte. Però questa non è ripetibile, devo ritrovare dei conglomerate rock, che sarebbero chalk, chert, claystone, the word chalk, chert, Greystone, Rock, Salt e Shale. Tu compresi Simply Call e 32 of conglomerate rock. E che cazzo, ne ho presi? Dolomite, Chalk, cioè. Chalk e Chert. Devo vedere un attimo in giro. Vabbè, mi finisco queste quest. Ma ci stanno le quest della Blacksmith, che sono molto, 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 molto interessanti. Allora, per cominciare, potrei finire queste qui. Allora, i Chestnut Sapling li possiamo finire, quindi io ti do 64 e tu mi dai la quest finita. Willow no, però i Willow mi servono. I Chestnut sì, però non li ho più io. Vabbè, dovrei averceli fuori. Allora, quindi claim reward, ma non me li togli. Ma che figata! Ma che figata, non me li togli. Oh mio Dio. Allora, copper to year, copper javelin head o zinc fragment, what the fuck? Zinc fragment, l'unico modo per utilizzarlo è con la fonderia. Ma io non sono sicuro che la fonderia si può fare. Lo voglio scoprire in questo episodio. E quindi non prenderei questo. Però vi voglio far vedere una cosa, che con il pounder, che il pounder dovremmo poterlo fare. Pounder. Il pounder della Cox of Machine. Ma non ho la resipe, quindi il pounder non lo posso fare. Allora che cazzo lo piglio a fare quella merda lì, che non la posso utilizzare. Quindi vado o di copper javelin head o di tuyer. La tuyer mi è più utile sicuramente per lo steel. Oppure nell'altro caso, che cosa possiamo? Copper fragment, ma siamo punte da capo. Allora, o lo sheet, o l'axe, o la saw. Prendiamo lo sheet e così andiamo a completare anche questa quest. Perché se io ci metto lo sheet con questa cagata, mi fai uno shite e dovremmo aver finito. Ok, ora dobbiamo fare un prospector pick di copper e un chisel di copper per finire anche questa quest. Che mi dai, rubber? Oh, interessante, copper gear. Oh, interessante. E che altro? Allora, gold nugget ce ne ho non a buttare di più, quindi non li voglio. Mi dai un iron nugget. Mentre in questo caso mi dai la smashed copper ore, copper plate, copper knife blade. Copper knife blade. Ok. Time to building chestnut planks.
Ok, chestnut plank li possiamo sicuramente fare. Quanti cazzi ne vuoi? 64. Oh my god, oh my god. E ragazzi, dopo circa qualche secondo per voi e una mezz'oretta per me, sono riuscito a portarmi avanti con le quest che vi dicevo. Innanzitutto mi sono procurato del cibo perché stavo morendo di fame. Mi sono procurato il legno di chestnut, che dovrebbe essere di castagne, con cui finiremo una quest. E si sono sbloccate, ragazzi, una marea! Ma una marea di quest. Allora, ho craftato un Copper Prospector Pick, una Sword, però è molto meglio il Wrought Iron Halberd. Ho craftato un Cheater, che mi sa sbagliato. E basta, basta, basta così. Ora abbiamo bisogno di un po' di chestnut perché dobbiamo farci i plank. Ce ne servono esattamente 64. Forse ho fatto male i conti. Li ho fatti giusti? Allora, 64, olè! Possiamo prendere un Rusted Iron Rivet oppure Zinc Nugget, Redstone Torch. Non mi ha fatto un cazzo. Il Rusted Iron Rivet, vediamo un po'. Rusted Iron, sarebbe quello arrugginito. Si fa con gli Iron Rivet. Gli Iron. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Me ne dai, mi dai uno di quei rivetti del cazzo, va bene? Perché mi piacciono, perché sono preziosi. E quindi abbiamo completato anche questa. Togliamoci un po' di roba. Ragazzi, non riesco a capire perché questa non va. Il conglomerate rock, ci sta il chalk, il chert, claystone e cazzi e mazzi. Oltre ad avere la chert cobblestone che avevo già, sono andato a prendere apposta della chert rock, ma non va. Quindi, se qualcuno di voi ha capito perché non funziona sta merdata, fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. Alexander, scrivimi nei commenti. Fammi sapere perché non va sta cazzo di questo prima che lo ammazzo di botte sto gioco di merda. Ok, che cosa me ne faccio della terra? Il gabbro non mi può servire. Allora, vi faccio vedere un po' di quest che guardate qui. Guardate qui. Allora, upgrading your kitchen. Da cheat brick oven e ce l'ho giù. Ce l'ho giù. Ok. Ufficialmente, cosa posso fare? No, questo è il pollo se andasse a far cottere. Il pane potrebbe essere interessante. Io però prendo il manzo, mi fa figo. A smooth operator. Che cos'è? Smooth granite. Ok. Granite cobblestone wall. Dammeli che devo finire la quest qui. Granite cobblestone wall. Diorite cobblestone wall. Quanti ce n'ho? Ce ne ho due. C'è un granite wall, granite cobblestone wall. Ora la fatti. Li ho fatti di gabbro, non me ne frega un cazzo. E ci facciamo anche questa. Ma vieni, CGG, boom. Dammi delle strawberry, tanto le magniamo alla velocità della luce. No, il mio pomodoro. Il pomodoro, miglio. Ok, abbiamo finito anche questo. Questo è un altro che abbiamo fatto. Il sicamore. Lo spruce. Il sicamore mi sa che non ce l'ho. Vediamo un attimo che cosa ho, che cosa non ho. Oak, Douglas, Ash, Olive, White, Maple, Chestnut, Willow, Pine. Allora, il sicamore non ce l'ho, quindi dammi questo qui. Non so quanto cazzo sia prezioso. Comunque non ci posso credere quante queste avevamo lasciate indietro, ragazzi. Questo, ok. Senti, mi dai. Cazzo ne so, dammi del mavo, ma che minchia me ne so io, ma che ne so io, oi oi, oi oi oi. Ok, c'ho pure la cesta, cosa mi dai? Senti, ma dammeli tutti uguali, però mi hai rotto il cazzo, che palle. Ok, allora, qui dovremmo produrgli un secchio di whisky. What the fuck? What the fuck? Vinegar, wooden bucket vuoto? No, col milk. Sì, ma mi cade tutto. Perché ti dovrei riempire? Endstone. Ok, te la posso dare questa. E tu che cazzo mi dai? Vabbè, un po' di merda, non me ne frega molto. Sì, Mamid, devi fare le quest. Ok, ragazzi, le farò. Comunque ne ho sbloccata un'altra. Oh, la Cox Machine. La Cox Machine. Ho fatto la Cox. Abbiamo sbloccato anche questa e questa, ragazzi. Vediamo se ne abbiamo sbloccate altre di qua. No. Nel blacksmith ce ne stanno ancora altre. Mamma mia, guardate quante. Allora, queste me le piglio perché le ho fatte oggi e quindi tutto mio. Mi dai la rubber, che non ho idea di dove andarla a prendere. Questo è il bronze sheet. Che cazzo mi dai? Mi dai il fertilizzante, slime ball? Scusami, la rubber come la faccio? Visto che non ce li ho, mi prendo i semi di melone. Devo continuare a prendere quest, ma non è oggi che continuo, ragazzi. Vabbè, about the time, ok. Non vi voglio annoiare con
un episodio solo sulle quest. Però vi avevo promesso che facevamo il manuale della Immersive. Allora, Immersive, dove stai? Immersive Engineering, ok, manual, con un libro normale. Il libro lo facciamo con della carta, la carta la facciamo con delle lettere, le lettere le facciamo con le poste italiane, le poste italiane le facciamo con un cazzo di nessuno. Allora, abbiamo bisogno di 3 reads. Dove cazzo stanno? 3, eccoli qua, 1, 2, 3. Benissimo, io non ho ancora capito le canne da zucchero della terrafirma craft a che cazzo servono. Comunque, se sono contenti loro. Allora, della pelle dovremmo avercela da qualche parte. Eccola qui, ce ne avevamo a quintalate. Benissimo, ne abbiamo fatti quintali con gli animali. Ok, abbiamo un book. Il book unito con un lever. Il lever, cioè... Ok, quindi ci abbiamo un gabbro di merda, mi metto uno stichetto e facciamo una leva che insieme al libro mi fa un libro per creare le big macchine enormi. Questa è la filosofia di Minecraft, attraverso cui uno stick è un praticamente della canapa, io creo le macchine infernali, va bene, cioè sono contenti loro. Ok, questo è il manuale dell'engineering, ragazzi. Ora dovremmo riuscire a scoprire se possiamo fare questa benedetta fonderia. Io spero proprio di sì. Quindi qua ci parlerà dei power wires, generator, tool and simple machine, heavy machine, il computer support, tutto. Ok, come vado a cazzo avanti? Overview and resources. Ok, ore processing alloy. Devo trovare dov'è la fondery, o meglio, dove sono le macchine. Ragazzi, mi sto per mettere a piangere. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ho aperto il libro della incine. Non dico che dovevano essere semplici, ragazzi, ma sono praticamente impossibili sti macchinari. Però c'è una cosa positiva. Ma quasi tutti i macchinari hanno bisogno di steel. Che noi ci abbiamo messo un anno, 3 vite e 14 secoli per farne uno di lingotto. Pensate se dobbiamo costruire macchinari interamente costruiti su questo. Però io non voglio demordere, perché noi potremmo costruirci una metal press, che non dovrebbe essere difficilissima. La metal press, però, ci vogliono 3 steel scaffolding e un piston. Allora, vediamo un attimo sta roba qua. Ovviamente non lo faremo in questo episodio. Steel scaffolding. Ok. Steel rod, steel shit. Oh my god, diamond cuts. E io come cazzo li faccio questi senza avere una metal press? Una rolling machine, mi pare giusto. Gli steel ingot o della immersive engineering o della railcraft o della steelcraft o della... Oh mio Dio, quanti steel ingot abbiamo bisogno. Cioè, per fare uno di questo abbiamo bisogno... No, per farne 4 abbiamo bisogno di 5 di questi più uno shit. Cioè, shit lo dico io, porca paletta. E noi per fare questa benedetta macchina abbiamo bisogno di 3 di quei cosi. Quindi 5. In teoria con 3-4 lingotti ce la caviamo. Un pistone? Un pistone non doveva essere semplice, dai, pistone sarà una cazzatina, insomma. Sì, il pistone è quello di Minecraft, con il wrought iron, cazzata, cioè, chi se ne frega, è facilissimo, mortacci tua e tua sorella. Conveyor belt, heavy engineering block mi preoccupa un attimino. Heavy engineering block, te pareva? Steel double ingot, steel gear, steel mutted mammoth e machine root. Lo steel gear si fa con 814 miliardi di steel, e lo steel cazzo e mazzo si fa con altre 350 milioni di miliardi. Ah, meno male, posso usare il gold ingot, almeno questo. Lo steel double ingot, vabbè, sono i mortacci sua. Ecco, ci vogliono i magneti, che pensate un po', signori. Possiamo farci i magneti, ma abbiamo bisogno ancora una volta di... Ah no, non abbiamo bisogno di steel, però abbiamo bisogno di iron, zinc e copper. Insomma, questo per fare una metal press, perché con la metal press possiamo andarci a fare la improved blast furnace. Con la improved blast furnace potremo produrre steel in maniera più tranquilla, senza cristonare, come sto facendo in questo momento io, tutti i morti e i santi di questo paradiso. Detto questo, ragazzi, vi chiedo per favore, come cazzo faccio a fare tutto questo steel? Ve lo chiedo per favore, cioè ci metterò 3 anni della mia vita. Fatemi sapere nei commenti se mi volete bene, se non mi volete bene non rispondete, però io penso che mi andrò a suicidare, vedete, sono qui già pronto.
Per oggi è tutto. Se siete arrivati a vedere fin qui l'episodio, ragazzi, scrivetemi nei commenti maledetto hashtag, maledetto stile. Io che volevo solo fare un hopper, invece qua dovremo costruire decine di quintali di miliardi di stile. Ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate like, commentate, condividete. Io mi suicido, ciao.